Eccoci qua. Santa Cruz Eclair è la versione X0, quella con le ruote wow wow, grip 2, forcella, quindi praticamente come la top di gamma, solo che non è Kashima. Andiamo a provarla proprio come mamma l'ha fatta, quindi non ho avuto neanche il tempo di togliere le camere d'aria e mettere il lattice. Andiamo. Pedali non toccano come la Pivo. È buono. Ma quanto è bella! È bella, 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 rifinitissima. Anche le ruote, le reserve carbon. Belle, belle, belle. Telaio nei minimi particolari, il tasto dall'accensione sotto l'ammortizzatore. Ciao a tutti, benvenuti a un nuovo video. Finalmente la Santa Cruz Eclair Carbon CC, quindi il carbonio più pregiato di Santa. Montaggio quasi top, perché quella top, vabbè, è inarrivabile. Abbiamo scelto come test la X01, quindi montata con appunto SRAM X01, le ruote wow wow in carbonio. Sono arrivato alle 11:30, a mezzogiorno e mezzo ero già qui sotto, quindi non ho fatto in tempo a latticizzare le gomme, cambiare le gomme, tagliare il manubrio, abbassarlo, regolarmelo su come piace a me. E però non vedevo l'ora di provarla, quindi non l'abbiamo neanche ricaricata perché era praticamente scarica. Però abbiamo fatto 400 metri di dislivello con la bici, era praticamente come te la mani. Impressioni sono quelle che ho avuto con la Mondraker, la Rocky e la Pivot. Quindi avere sotto al sedere un mezzo che è fatto bene. Sembra molto una Rocky Mountain come si muove, quindi molto giocosa, molto maneggevole. Sicuramente il 27,5 aiuta a questo discorso. E poi domenica faremo un test un po' più approfondito. Il carro posteriore lavora da Dio, veramente da Dio, ma si avverte anche sulla salita sconnessa, è impressionante come rimane incollato per terra. Dunque, il carro dietro, impressionante, tu copia tutto, tutto dritto qua. Veramente un gran carro. E poi è veloce nel cambio di direzione, è veloce anche oggi che non ero per niente a mio agio, non sapevo come frenavano i freni, come toccavo i freni, erano lontane le leve, però è veramente, fai destra sinistra, stai ancora pensando di fare il destra, cioè una roba pum pum e via. Veramente gradevole, veramente una gran bella bici. Ovviamente il costo di questo modello provato in test è molto elevato, perché siamo sopra gli 11.000 euro. In negozio abbiamo la disponibilità per i tre modelli base, quindi il kit R, SML, colorazione gialla per SM, nera per L. Poi in privato magari riusciamo a metterci d'accordo. Subito, se domani già tiene il tempo, riprovo domani. La setto un po' come si deve e riprovo subito domani. Ripeto, impressioni positivissime. È veramente un fulmine, un gioco proprio divertente, ed è secondo me la bici ideale perché si vuole divertire tanto sui trail. Poi le metterò sul sito, iscrivetevi al canale, ci avete i soliti codici sconto e sul sito c'è il 10 di sconto. Ci vediamo alla prossima con il test un po' più approfondito della Eclair. Ciao ciao e vediamo come va.
Vai. Un rubio gigante. Non è un grillo. È un grillo vero. Togliatelo. Prende più la mano, guarda, soprattutto con le gomme da 2,70 che mi sono mai piaciute, quindi cambieremo anche le gomme, freni nuovi. È giocosissima. Andiamo giù fino in fondo, qui ci passa il manubrio, boh, per un pelo. Anche qui. Freni troppo lontano, no? Vabbè, aspettare. Il manubrio praticamente mi... piega le braccia. Aia. Devo abbassare proprio tutto il manubrio, tagliarlo. Però rischio di andare a faccia avanti ogni cosa. No. Capire anche un po' i freni, perché veramente è una vita. Appena lo tocco, sgomma. Sì, occhio agli alberi che sono vicini. Proprio on off i freni. Ma che roba. Occhio davanti da quella qui. Bella, eh? Impossibile frenare, lo blocca. Bello, però telaio super giocosissimo. Allora, telaio super. Giro in un fazzolettino, peccato che c'è sto transatlantico qui in mezzo, no. È un timone, non è un manubrio. E poi alto, quindi sto guido un chopper praticamente.